L'impossibile è la sua missione. Il telefono, la sua ossessione. Ha cominciato da piccolo. Io sto davanti alla piscina, mi puoi passare a prendere? E poi non si è più fermato. Io non ti conosco. Ci rimango da solo davanti alla piscina. Non ha fatto in tempo a mettere un piede nella rete che ha subito polverizzato la concorrenza. Tanto non è la password. Tutto merito di una mente contorta e della sua fantasia sfrenata. Ammazza la cerniera. Ma ora Frank Matano vuole molto di più. Un programma tutto per lui. Ma stai scherzando? Esattamente. Ma che razza di programma è Sky Scherzando? Il programma fondamentalmente parla di scherzi a, di tutti i tipi più o meno, scherzi a telefono, scherzi con reazione video, candy camera. Guarda, sta passando un soldato cattivo che vuole fare la guerra, spariamoci un fiore di pace. È stato bello perché ho potuto sperimentare, ho imparato un sacco di cose. Ho fatto tante delle mie cose che facevo tutti i giorni anche a casa. Glielo mando per posta questo fax. Io gli scherzi li facevo da piccolo. Poi mi hanno regalato questa fotocamera e ho deciso dicembre 2007, il 12 mi pare era, e mi sono registrato durante uno scherzo telefonico. Era carino e ho deciso di caricarlo su YouTube. Simpaticissimo. Grazie, buona giornata signor. Anche. Dopo giorni ho visto che c'erano tipo 50 visite, allora ho fatto altri video e piano piano si è allargato incredibilmente tutto, e tutto è stato un effetto a catena. La rete è impazzita per lui e da fenomeno web il re degli scherzi telefonici è approdato in TV con un programma letteralmente cucito addosso. Ma chi si nasconde dietro la faccia tosta e vagamente di gomma alla Jim Carrey di Frank Matano? Mi chiamo Francesco Matano, sono nato a Santa Maria Capua Vetere, sono nato il 14 settembre del 1989. E niente, questo. Le migliori vittime sono prima di tutto gli hotel e le persone che devono stare al telefono e non possono attaccare. Potrei prenotare una stanza? Chiedo scusa, ma matrimoniale? No, singola, matrimoniale no. Perché ha detto matrimoniale? E poi anche i giovani aspiranti di qualsiasi cosa. Via da questa città. Lo scherzo deve iniziare con una cosa, una sorta di esca. Sono Frank Matano della Pregor Studios. Ah, ok. Una volta che abbocca, se capisco che la persona è simpatica, poi lì riesco ad improvvisare meglio. Master! Ok. Master! Se vedo che è particolarmente spontaneo e che risponde in modo divertente, lì mi gaso e quindi riesco ad improvvisare molto più facilmente. Yeah. È tutta improvvisazione, lo scherzo telefonico con il copione secondo me non può esistere. Ti puoi fare un'idea, ma le reazioni della vittima sono imprevedibili. Chi mi dice che lei è quello che dice di essere? Le posso assicurare? Ma mi assicuro, ma sai quante volte c'è gente che ha detto che sei innamorata di me e poi invece non l'ho più vista? Dovevi immaginare quello che stava accadendo per sviluppare la cosa visivamente. Visto che c'è reazione video, tu puoi giocare più con la fisicità della vittima. Deve prendere la pallina di farina così fatta, no? Sì. E deve metterla dentro la narice. Ciao! Cazzo, non esce più il coso. Cacchio. Scusa, non esce più Cacchio, non mi usciva più la manica dal naso. È vero che ci sono delle reazioni incredibili, però io posso assicurarvi che tutti gli scherzi sono veri e io proprio non riesco a fare cioè non ho proprio l'euforia né riesco a fare uno scherzo che è finto. E non hai mai fatto questa tecnica? Con il gallo? No. Qua in Italia è diverso, non lo so. Allora, non ho mai fatto candy camera, però nella candy che cosa serve? Faccia tosta e devi essere lucido per improvvisare in base a quello che fa la vittima. Non è proprio diverso da uno scherzo telefonico, basta un po' di sfacciataggine. Cosa vuoi? Il programma è stato 60% me e 40% il resto della squadra. Forse non è bella di questa voce.
stato più o meno così, fuccito addosso a me, questo volevo dire. Grazie maestro, bravo. Prego. Non ho cambiato la mia vita da quando l'ho incontrato, maestro. Non ti preoccupare. Bravo, ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Siamo noi! Siamo noi! I campioni del mondo siamo noi! Ci vediamo alla prossima volta. Ciao.